Ciao a tutti, non so se vi sono mancato, ma sono tornato. 5 più 0 stasera, nostro avversario 2127. Classica C4. G3, Knight C3, controlliamo il centro, continuiamo a controllare il centro, le case chiare. Donna C2, così controlliamo anche questa casa e in caso di cattura in C3 riprendiamo di donna non doppiando i pedoni sulla C, sviluppiamo i pezzi, arrocchiamo, interroghiamo l'alfiere alla Nimzowicz, torre di 1 si attacca la regina avversaria ai raggi X. E qui credo che sia arrivato il momento di spingere. Il bianco mi sembra un po' meglio sviluppato e questo alfiere sembra un po' fuori gioco, quindi. Adesso la situazione cambia perché questo alfiere picchia in F2. E tra l'altro col salto di cavallo in G4 bisogna fare attenzione. Allora. Continuiamo ad interrogare l'alfiere, questa volta col cavallo in A4. Si minaccia il cambio in B6. Sviluppiamo un pezzo e inchiodiamo il cavallo. E in qualche modo prepariamo in certe varianti la spinta in C5. Il suo perché. Facciamo entrare in gioco anche il pedone. L'obiettivo qual è? Quello di aprire la colonna E per poi premere sul pedone in E6. Solo che cambio, cambio e non ci siamo più. Cambio, prendo, 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 prendo. Però quello qui è debole. Diamo la coppia degli alfieri. Cambiamo. E adesso cambiamo. Cosa può fare adesso il nero per difendere questo pedone? Lo spinge. E noi lo prendiamo. Allora, il cavallo in D4 sarebbe molto buono, fa da blocco, attacca la torre, si minaccia l'ingresso in E6. Ah, oh, così quasi. Sì. Cavallo D4. È vero che questo pedone è libero, è passato, però al momento è anche bloccato. Facciamo subito entrare in gioco l'altra torre e si evita un'inchiodatura di un eventuale alfiere 5, che è arrivata peraltro. Qui bisogna fare attenzione perché si minaccia. In caso di cavallo C6, si minaccia alfiere B2, cascherebbe a 3. Rimaniamo scacco. Così eliminiamo la possibilità dell'alfiere di andare in B2 guadagnando un tempo. E poi si fa una cosa molto tipica, ovvero mettere i pedoni su case del colore opposto a quello dell'alfiere avversario. Quindi alfiere camposcuro, case bianche. Così almeno sulle case bianche non viene attaccato. Inoltre si crea anche un ottimo avamposto per il cavallo in C6. Qui la pressione su F2 era consistente, meglio spingere. Adesso qui, secondo me, il nero
cercherà di effettuare la spinta di rottura in G5 prima o poi. E noi cerchiamo in qualche modo di contrastare questo piano. Prima H. Non capisco. Sinceramente, il mio avversario mi ha lasciato molto sorpreso. Non capisco l'idea di questa mossa. Ci sono diverse mosse che sembrano buone per il bianco. Cavallo F3 mi sembra una di queste. Si alza la torre, si difende il pedone in A3, spero che è attaccato 2 volte. Però, sinceramente non ho capito cosa è successo. Quello che ho capito è che guadagniamo 11 punti con questa partita e quindi arriviamo a 2114. Spero che la partita vi sia piaciuta. Sono contento di essere tornato più in forma di prima. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanellina se non l'avete ancora fatto. E passate una bella serata se non l'avete ancora fatto. Fatemi bene.